Ciao gente, benvenuti in un nuovo video della vigilia di Natale, quindi Vlogmas vigilia di Natale. Oggi vi faccio vedere come passo io le feste da sola, perché solitamente festeggio Natale da sola. Questo video può essere anche molto utile a tutte le persone che si sentono tristi e sole durante le feste, non dovete essere. Prima di tutto, per pranzo mi sono mangiato un casino di agnolotti. Questi avanzati perché dopo un po' devo avanzare qualcosa, ma me li mangerò stasera, adesso li metto via perché non riesco a mangiare più di tanto, però erano veramente ottimi. Adesso sto cucinando il ragù, cioè il sugo, non il ragù perché non credo che ci metterò carne, lo faccio vegetale. Come potete vedere ho fatto il mio soffrittino, ci ho messo tantissimo sedano. Mangiate sedano ragazzi perché toglie le tossine dal corpo e migliora soprattutto la pelle. Quindi se avete problemi anche di acne e queste cose qua, il sedano è il vostro migliore amico. E lo potete mettere tranquillamente quando fate. Adesso lo lascio ancora un po', come si dice, rosolare, poi lo sfumerò col vino rosso e poi metterò il pomodoro. Chi mi conosce, mi segue su TikTok, ha visto che per Natale mi sono comprato il germogliatore. Lo so che la gente si compra altre cose, ragazzi, si compra borsette firmate, altre cazzate, ma io ho preferito il germogliatore. Guardate i miei germogli, quanto stanno crescendo, ne ho messo anche le foglie. Sono troppo, troppo felice, non vedo l'ora di mangiarmeli. Mi sa che me li mangerò domani a questo punto. Sono bellissimi, bellissimi. Ho messo il vino rosso nel sugo, ragazzi, nel soffritto. Il vino lo potete tranquillamente usare quando evapora, quando dovete sfumare, anche per le persone estemi, anche per i bambini, perché comunque tutto l'alcol evapora, quindi rimangono solo i tannini, che danno sapore, fanno pure bene, però non crea problemi alcolici. Come stavate vedendo prima, mi sto preparando il mio elisir di bellezza, perché ormai, cioè, da quando Elna ha compiuto 40 anni, ha deciso di rimanere eternamente figa e giovane. Per farlo, mi sono studiata, ho visto tantissime persone. Ho visto tantissime interviste, biografie, mi sono documentata molto e ho cominciato a capire cosa fanno le persone che rimangono eternamente belle. Sicuramente l'alimentazione è fondamentale. Su TikTok ho già fatto dei video, magari vi posterò anche qua su YouTube gli stessi video perché secondo me sono utili. Ad esempio, ieri sono andata da un negozio che si chiama La Dispensa, qua a Giaveno, bellissimo, e ho comprato sfusi i semi di lino, di zucca e di girasole. E poi ho tritati finemente e questi li metto sempre nelle insalate oppure sulla pasta e sono veramente una miniera di proteine, sali minerali e vitamine, grassi buoni omega 3, quindi ve li consiglio assolutamente. Poi sapete quanto io adoro gli agrumi, sono il mio frutto preferito, amo le arance e quindi adesso mi preparo la mia super spremuta. Aggiungerò anche del limone bio siciliano e poi vi faccio vedere i miei ingredienti segreti. Intanto, gente, nel sugo ho aggiunto il passato di pomodoro e l'acqua e lascerò che si cuocia bene bene finché non si rapprende come prima. Guardate che meraviglia, ci voglio aggiungere anche uno di questi, ossia Acti Lemon, il benessere del mattino, succo di limone e zenzero biologico siciliano, fantastico. Ovviamente anche il limone fresco va bene. È comodo quando vi dimenticate di comprare il limone oppure siete in viaggio e volete la vostra dose di zenzero e limone bio. Che meraviglia! Adesso aggiungerò due prodotti fantastici della marca Alpha Food con cui mi sto trovando veramente bene. Come vi dicevo, sto cercando di mangiare tutte cose che fanno bene all'organismo e fanno ringiovanire o mantengono la pelle e i capelli fantastici. Ho iniziato già da un po' a prendere il collagene vegano. Proverò magari anche quello marino. Quello bovino l'avevo provato, ragazzi, ma assolutamente non riesco a berlo. Quindi da un po' che assumo il collagene vegano, ragazzi, ovviamente il collagene vegano non è che esista. È un insieme di aminoacidi essenziali, vitamina C, camu camu, che fa molto bene, non ha glutine, non ha GM, e questa polverina qui, rosa, perché io ho preso gusto lampone, buonissimo. E praticamente, adesso spero di riuscire a farlo con una mano, devo riuscirci, brava, brava Elena. Ne mangio un misurino così al giorno, mettendolo qua dentro. Poi ci metto anche questo prodotto qua, ossia Grüne Mutter, che dovrebbe essere madre verde in tedesco.
io non so il tedesco, che è un insieme di tutte queste cose fantastiche, cioè proteine, polvere di spinacio, polvere di broccolo, tutte cose, spirulina, alghe, bromelina, come potete vedere. Poi metterò magari la traduzione in italiano. Ci sono anche i probiotici, c'è la papaya, vitamina C ovviamente anche qui, c'è la spirulina, non so se l'ho già detta. Comunque, tutte cose che fanno benissimo all'organismo. Questo sa di mela e anche di questo ne metto dentro un misurino. Ecco qua. E adesso frullo. Adesso frullo con questo frullino. Vi consiglio un frullino quando fate queste cose perché si scioglie molto meglio tutto. E poi me lo bevo. Lo so che potrebbe essere inquietante perché se ci mettete Grüne Mater diventa verde. Però è buonissimo il sapore, cioè sa di frutta, mi piace moltissimo. Frullate bene per togliere tutti i grumi. Guardate come viene con la schiumettina tipo cappuccino. Adesso me lo bevo ed è ottimo, super super buono. Gente, per adesso ho provato questi due prodotti di Alpha Food e mi sono trovata benissimo. Con il collagene vegano, che è stato il primo che ho provato, cioè proprio amore a prima vista. Grüne Mater, ho letto tutte le recensioni. Li trovate entrambi su Amazon, comunque di Grüne Mater ho letto le recensioni e infatti avevano ragione, cioè è veramente fantastico. Ma proverò anche altri loro prodotti. Mentre come integratori in capsule, sempre di Alpha Food, sto assumendo il Trans Resveratrolo. Di mattina, ragazzi, questo è il principe degli antiossidanti, perché il resveratrolo fa veramente, veramente, veramente bene. Deriva dal vino rosso, però ovviamente non ha l'alcol del vino rosso, ci sono anche i polifenoli. Questo è fantastico, questo è veramente fantastico, mi ci sto trovando benissimo e lo assumo al mattino. Mentre i funghi funzionali sono un mix di funghi, questi funghi qui, guardateli, se metti a fuoco, ti prego, telefono, grazie. Sono questi funghi qui, fanno benissimo il sistema immunitario, eliminano dal corpo le tossine, purificano, mantengono bene la flora intestinale, quindi li sto assumendo la sera e anche questi mi trovo veramente bene. Ho iniziato a prendere molti integratori perché secondo me bisogna integrare assolutamente la dieta, specialmente dopo quello che abbiamo passato, specialmente se avete fatto upgrade di programmino. Secondo me gli integratori, specialmente gli antiossidanti e gli antinfiammatori naturali, sono che un toccasana. Altri integratori che sto assumendo sono il Veleda per il sistema immunitario, ve l'avevo già fatto vedere questo, mi piace moltissimo. Anche questo è ricco di polvere di broccolo, polvere di bambù, di zinco, di vitamina C, acerola. È completamente naturale, quindi è un integratore molto molto valido. Poi il mio capelli, unghie e pelle della Optima, che uso già da parecchio tempo, a volte lo sospendo poi lo riprendo. Questo per me è il migliore integratore che ci sia, per avere delle unghie super forti che crescono velocemente, per migliorare i capelli. Comunque poi anche 16 vitamine, quindi fa anche bene come multivitamine. E poi ovviamente gli omega 3, questi li trovo all'Esselunga, li potete trovare ovunque. Io uso marche, diversi tipi di marche, non sempre la stessa. L'omega 3 fa bene per il cuore, il sistema cardiocircolatorio. E quindi secondo me, soprattutto nel periodo autunno-inverno, una compressina di omega 3 oppure un cucchiaio di olio di pesce ci vuole. Lasciamo che il sugo continui a cuocere, intanto passiamo il resto della vigilia di Natale a occuparci del nostro fisico. Guardate che sole c'è, sembra che sia marzo-aprile. A me non sembra assolutamente che il 24 dicembre. Comunque, vi faccio fare un salutino da Burian, che sta dormendo sul suo trono da gatto, perché lui vuole che gli faccio quella cuccia. Piego la coperta, poi ci metto un'altra coperta super morbida sopra, e allora poi lui può dormire, altrimenti rompe le palle. Burian, fa gli auguri di Natale a tutti. Sei stato molto cattivo quest'anno, come sempre. Molto molto cattivo, però lui è compiaciuto di esserlo. Gente, mentre il sugo sta cuocendo, ho deciso che voglio fare un ragù tipo vegano e voglio aggiungerci questo Beyond Mice, non so come si pronuncia,
che sarebbe un macinato vegetale che volevo provare. Non ha soia, non ha glutine, perché solitamente io odio le cose vegane perché hanno la soia. Io non mangio soia. E niente, ho voluto provare questo ricco di proteine perché ci sono i legumi dentro ed è surgelato ed è tipo macinato, che sembra un macinato di carne, però ovviamente è vegetale. Voglio metterlo nel sugo e creare un sugo vegano, sì, vegano. Ok, l'ho messo dentro il sugo, così si cuocerà. Adesso è congelato. Cioè, proprio il colore della carne, ragazzi. Perché volevo provare poi delle ricette per fare una specie di cotechino vegetariano per le persone che non possono mangiare cotechino con le lenticchie, classico cotechino di maiale. E quindi ho detto, vabbè, potrei provare a farne uno io. E sto provando quindi ad assaggiare varie cose, vari ingredienti. E vediamo cosa esce fuori. Chi fosse interessato, questi sono gli ingredienti di questo macinato vegetariano, vegano. E la cosa bella è che non ha né glutine né soia, quindi se non amate questi ingredienti, questo macinato non li contiene. Questo è il mio alberone di Natale, ragazzi, sempre il solito. Mi piace. Minimalista, come me, cioè nel senso che io sono una persona pratica. Adesso mi lavo i capelli perché ho fatto un mega impacco di olio di mandorla. E poi ho messo un balsamo che volevo finire come maschera. Adesso mi lavo i capelli. Oggi non vi beccate un video dove mi faccio le tinte vegetali, ma ne ho comprate tantissime nuove che poi vedrete. Sono i miei prodotti preferiti al momento: lo shampoo Schultz, il balsamo della Franck Provo e poi il mio ultra dolce la vaniglia per le punte. E poi per finire, prima di asciugarli, un po' di olio straordinario, qualche goccina. Guardate che tenero patatino. Si è addormentato tutto moscio, tutto lungo. Fai il piccolo, Burian, fai il puccino. Fatti vedere quanto sei puccioso. Diventato super viziato, gente. Super viziato. Cioè, guardate che trono che deve avere per dormire. Questa copertina è nuova, comprata quest'anno, ovviamente è sua ormai. I capelli lavati, intanto il nostro sugo vegano, il nostro ragù vegano. Guardate come sta venendo bene, sembra veramente che abbia la carne. Questo è l'unico macinato che ha il profumo di carne, cioè, per adesso, di quelli che ho provato. Forse perché non ha la soia, non lo so, comunque. Mi piace un sacco che non abbia glutine e soia, positivo. Mi sono lavati i capelli e mi sento benissimo. Gente, eccomi qui con i capelli super lavati, super morbidi, e col berrettino di Babbo Natale ma vestita di rosa. Bene, siamo arrivati al 24 dicembre, ossia la vigilia di Natale. Mi auguro che voi la possiate trascorrere con le persone che amate, con i vostri amici, con i vostri parenti, con chi volete. E io mi sto già preparando il mio pranzettino, la mia cena natalizia, e ho intenzione di fare una diretta su TikTok. Perché molte persone in queste settimane, ragazzi, voi non potete immaginare quanti messaggi ricevute e telefonate, ma soprattutto messaggi di gente che passa le feste in solitudine, oppure di persone che odiano proprio le feste. Cioè, ci sono anche le persone che sono sole, ma non fisicamente, ma emotivamente, perché hanno magari gruppi di famiglia o amici, però non dico che li odiano, ma non ci sono buoni rapporti. E poi ci siamo noi, cioè le persone che passano le feste in solitudine, vabbè, sì, in solitudine. Notate quanto a me me ne possa fregare, no, nel senso, io sono una persona che con l'età sta diventando pragmatica, cioè sta diventando molto acquario, perché è mio discendente. Io sono ascendente leone, col tempo assomiglierò al mio discendente, ossia al segno opposto, l'acquario. A proposito, torneranno su TikTok tutti i segni zodiacali. Ci metto un pochino a fare quei video, però mi diverto a farli, quindi continuerò a fare i segni zodiacali su TikTok. Comunque sì, io sono una persona che vede sempre il bicchiere mezzo pieno, perché secondo me, nella mia mentalità, soffrire è una perdita di tempo. Cioè, perché io dovrei passare il mio tempo a soffrire quando posso divertirmi?
se ci ragionate è logico. Poi non c'entra chi c'è, non c'è, cioè nel senso, come vi dicevo prima, voi non potete immaginare quanta gente è circondata da persone e però si sente sola, ed è pure peggio. Invece, se voi passate le feste in solitudine, cioè solitudine, con voi stessi, poi non siete soli nemmeno quando siete soli, perché voi non lo potete vedere con i vostri occhi umani, ma ci sono moltissime altre dimensioni, quindi voi siete circondati da angeli, arcangeli, spiriti guida, antenati, energie, cioè voi non potete immaginarlo nemmeno, però non siete mai soli. E quindi potete usare queste giornate fantastiche per prendervi cura di voi stessi. Ad esempio, curare la pelle, curare i capelli, fare sport. Probabilmente domani io mi alleno, o magari già oggi, no, oggi non so se ci riesco perché devo montare dei video, devo montare questo video. Cioè, cucinate per voi, fate shopping online, dormite un casino, fatevi dei massaggi, cioè che fantastico, io adoro fare i massaggi. Vanno benissimo quelli al cuoio capelluto, ai piedi, cioè vi rilassate un sacco. Guardatevi tutti i film natalizi fichi che ci sono, ieri ne ho visto uno veramente carino, però non mi ricordo il titolo, forse è ancora Natale. Vabbè, comunque. Solitamente i film di Natale hanno tutti la stessa trama, cioè la persona che odia il Natale non lo festeggia, poi gli capita qualcosa che glielo fa provare a vivere, dall'ego vanno a finire nello spirito, si risvegliano e poi quando tornano alla loro vecchia vita capiscono che avevano sbagliato. Tutti i film di Natale hanno quella trama. Quindi sì, uscite dal vostro ego, non guardate solo il mondo 3D che è un riflesso, ma guardate molto più in profondità. Consiglio di guardare i film natalizi mentre vi fate un pediluvio molto caldo di sera, perché vi toglierà l'ansia, vi farà dormire meglio. E tenere i piedi caldi, soprattutto quando è ora di andare a dormire, fa bene, perché l'avevo letto su un libro di medicina cinese. Cioè l'energia poi deve andare verso i piedi, dalla testa verso i piedi, per il semplice fatto che poi vi calmate e la serotonina fa effetto, non la serotonina, come si chiama? La melatonina, e vi viene anche sonno, quindi andate a dormire presto. A parte che stasera non dovete dormire troppo presto perché dovete scartare i vostri regali. Io quest'anno come regali mi sono presa il germogliatore principalmente, poi cibo sano, integratori, queste cose qui, perché... cioè devo fare delle cose, vabbè, non posso dire altro, però sto curando moltissimo il mio aspetto e la mia salute. Mi raccomando ragazzi, il 2024 sarà un anno che come numero ha 8, quindi un numero che è legato all'universo ma anche al karma, quindi sarà un anno dove si tireranno certe somme e chi deve pagare paga, ma chi deve ricevere riceve. Mi raccomando, sarà un anno molto legato al plesso solare, ossia allo stomaco. Un motivo in più per prendersi cura del vostro stomaco. Ricordate, plesso solare colore giallo, ma soprattutto stomaco. Quindi è il momento di mangiare pulito. Per alcuni versi il 2024 ricorderà il 2020. Questa cosa l'avevo già calcolata io. L'avevo già detto ad alcune persone. Non vi spaventate, però... Io vi ho fatto un sacco di video in questi anni per essere preparati a ogni eventualità e penso che è giusto praticare l'addestramento e continuare sempre a migliorare la nostra salute, la nostra forza fisica, la nostra resistenza, sia fisica ma anche psicologica. Per il resto state lontani dalla gente che invece cerca di sfruttarvi, di manipolarvi, dai patetici nemici, che tutti comunque hanno dei nemici. Fate pulizia e andate verso il nuovo, andate verso vibrazioni alte. Spero che questo video vi sia piaciuto, il mio vlog della vigilia di Natale. Vi auguro un mondo di bene, vi faccio i miei più sinceri auguri, spero che potete trascorrere una meravigliosa vigilia e un bellissimo Natale. Vi voglio veramente bene. Ciao, al prossimo video.